Con noi c'è Ettore Di Cesare, candidato sindaco del progetto politico Appello per l'Aquila, che presenterà due liste alle prossime elezioni amministrative, Cambia Musica e In Comune. Tra i punti principali del vostro programma c'è quello della sostenibilità ambientale. Di cosa si tratta? Ma guardi, è una misura che noi riteniamo sia indispensabile innanzitutto per il rilancio economico del nostro territorio e per assicurare una migliore qualità della vita a tutti noi. Noi appunto crediamo che visto che la dobbiamo ricostruire e rifondare questa città, dobbiamo approfittare dei finanziamenti che verranno erogati per creare un distretto della sostenibilità all'Aquila che sia un punto di eccellenza per la sicurezza degli edifici, per il risparmio energetico, per il restauro, per la mobilità sostenibile, per una alimentazione a chilometri zero. Questo distretto della sostenibilità che metterebbe in rete sia l'università che potrebbe accendere degli appositi corsi sui vari temi della sostenibilità, sia i nostri tecnici, quindi tutte le professioni e le nostre imprese, a partire dai nostri artigiani per arrivare chiaramente alle imprese di costruzione, ma anche quelle del polo elettronico che avrebbero un'importanza rilevante, una rilevante importanza in questo progetto potrebbe accompagnare da un lato la ricostruzione dei nostri territori e fare dell'Aquila un esempio di sostenibilità, un catalogo a cielo aperto che permetterebbe alle nostre imprese di andare a rivendere quelle competenze e quelle tecnologie in giro per l'Europa, visto che tutte le città del terzo millennio devono risolvere i problemi legati alla sostenibilità ambientale. Allora, un uso intelligente delle risorse che verranno per non ritrovarci che una volta finite quelle risorse avremmo perso l'occasione per riconvertire la nostra economia, che era chiaramente già diciamo precaria prima Prima del terremoto. del sisma, e ci ritroveremo con un'economia classica di una regione meridionale. Questo non ce lo possiamo permettere. Secondo noi la sfida è avere la lungimiranza e il coraggio del cambiamento. E sapendo bene la nostra storia. Un altro punto importante, ne parlano un po' tutti i candidati, in realtà ne parlava anche Cialente nel 2007, se ne parla anche 5 anni dopo significa che c'è ancora da lavorare, è la riorganizzazione della macchina comunale. Beh, c'è da lavorare sì, visto che qualsiasi cittadino, ma anche impresa che si rivolga al comune per accedere a dei servizi, sa in che stato disastroso è la macchina Su comunale. più sedi, tanto per cominciare. Su più sedi, no? Allora, noi abbiamo le nostre tre proposte, no? Che fanno un uso massivo delle nuove tecnologie che faciliterebbero sia l'erogazione dei servizi al cittadino e sia costringerebbero all'interno l'amministrazione comunale a una riorganizzazione. E allora, innanzitutto, servizi online come gran parte dei cittadini non vanno più a fare la fila in banca, ma trovano una banca aperta 24 ore su 24 su internet. Così dovrebbe succedere co per il comune con per qualsiasi pratica, qualsiasi documento, no? Qualsiasi certificato potrebbe essere erogato su internet, sia per cittadini, sia per le professioni, penso agli architetti, agli ingegneri, ai notai, e sia per le imprese. Quindi diciamo il nostro progetto si chiama L'Aquila Facile e costa dei servizi online ad altissimo livello, come già in tanti comuni italiani e europei accade. Uno. Due, un numero verde 0862 0862 in cui qualsiasi cittadino, per esempio quelli che hanno meno accesso alle nuove tecnologie, penso per Gli esempio anziani. alle persone più anziani, potrebbero, anzi chiameranno, no? Richiederanno dei servizi, certificati, ma anche medicine, no? E il giorno dopo con una convenzione con le Poste
italiane arriva il richiesto direttamente a casa. Sono cose che, per esempio, nei comuni del Trentino già si fanno. Lì hanno fatto numeri verdi e convenzioni Quindi non è con. fantascienza, diciamo. Assolutamente no. E il terzo punto è che, visto che c'è stata una disgregazione della popolazione sul territorio, allora il comune si attrezzerà di un camper e quindi, per esempio, gli abitanti del progetto case di Cese sapranno che dalle 9 alle 11 ogni giovedì c'è il camper del comune sotto al progetto case e per poter richiedere certificati e Quindi una sede tutti. comunale mobile, Mobile, praticamente. no? E quindi non è più il cittadino che va al comune, ma è il comune che va verso il cittadino. Queste misure qui, oltre chiaramente a facilitare la qualità della vita dei cittadini, sono anche attrattive per chi deve venire ad investire qui, perché uno dei punti basilari per rendere attrattivo un territorio agli investimenti che poi creano lavoro è il fatto che le aziende trovino una pubblica amministrazione efficiente e si ricollega al punto della sostenibilità, perché è ovvio che consente meno spostamenti dei cittadini per andare a richiedere ogni volta un certificato in varie sedi del comune, no? E quindi meno traffico e quindi una mobilità più sostenibile. Le faccio un'ultima domanda, le chiedo una risposta stringata che poi è quella più efficace, insomma. Scaramucce quotidiane tra i candidati maggiori, Cialente, De Matteis e non solo, qual è il vostro parere su questo? Ma guardi, noi stiamo facendo una campagna elettorale tutta incentrata sui contenuti, sulle proposte reali, quelle che le ho fatto, no? Perché appunto Cialente dice, ma chi fa proposte per il comune non si rende conto che gli sportelli comunali non possono avere degli orari molto lunghi. Forse lui non si rende conto che le persone nel 2012, per esempio, no? L'home banking su internet lo usano, no? E quindi non si Certo. capisce. Quindi è proprio uno stacco culturale che manca. Quindi noi la stiamo facendo sui contenuti e stiamo utilizzando molto il porta a porta. Andiamo in giro per case, per centri commerciali, perché vogliamo parlare con le persone, capire quali sono i problemi e soprattutto parlare con i ragazzi, quelli da 18 a 30 anni, perché il futuro è loro e la mia amministrazione, la nostra amministrazione sarà tutta concentrata per dare le opportunità ai nostri ragazzi che gli altri ragazzi europei hanno nei posti più avanzati. Noi ci definiamo nelle nostre liste come la generazione Erasmus, cioè quelli che hanno visto fuori come funziona, Certo. no? E allora, come funziona fuori, come i servizi, gli spazi sociali, perché certo non vorremmo, no? Come nello stato attuale, che i ragazzi e le ragazze siano costretti ad incontrarsi nei centri commerciali e siano costretti ad andare fuori l'Aquila per realizzare i propri sogni e le proprie passioni. Qui avrete terreno fertile, questa è l'occasione, è un'occasione completamente fuori dai partiti, è la differenza tra chi vuole continuare ad investire le risorse in investimenti improduttivi su redditi di posizione, su clientele e chi vuole investirli sui vostri talenti, sulle vostre competenze e sulla vostra capacità e voglia di innovazione.